In questo video vediamo come usare Git con Visual Studio, semplificandoci la vita. C'è da fare una piccola premessa però, Visual Studio funziona solo con i progetti che sono collegati al remote, tramite HTTPS. Comunque possiamo controllare se stiamo usando l'HTTPS semplicemente con il comando git remote-v sulla console del nostro progetto. Potete vedere che io qui per esempio ho HTTPS, se avete SSH state usando l'SSH. Quindi se avete HTTPS potete continuare a vedere questo video e a capire come usare Visual Studio con Git. Quindi tutto quello che dobbiamo fare è ovviamente avere Visual Studio installato, io in questo momento ho la versione 2015, ed aprire il file del nostro progetto con Visual Studio. Quindi ho creato questa testclass.cs in modo tale da poter andare a pushare sul mio repository. Una volta che abbiamo aperto il file, tutto quello che dobbiamo fare è connettere il nostro Visual Studio al progetto su cui stiamo lavorando. Per fare questa cosa, dobbiamo semplicemente andare su View, Team Explorer, e in questo modo apparirà questa schermata, probabilmente così, e dobbiamo creare una nuova connessione al repository che abbiamo sul nostro computer locale. Per fare questa cosa basta fare New. E poi o incollare qui il percorso del nostro progetto oppure andarlo semplicemente a selezionare a mano. Quindi ora lo vado a copia e incollare perché faccio prima. Ecco. Una volta incollato o una volta selezionato, basta fare create. Io in questo caso ce l'ho già, quindi mi dà errore. A voi dovrebbe apparire una riga con appunto il nome del vostro progetto. Quindi nel mio caso è questa qui, progetto prova. Facendo doppio clic su questo, la schermata cambia e andiamo sulla home del Team Explorer. In questa home abbiamo diverse sezioni, quella che attualmente ci interessa è la sezione Changes. Nella sezione Changes possiamo vedere tutti i file che sono stati modificati oppure aggiunti dall'ultima volta che abbiamo fatto dei cambiamenti. La cosa bella della sezione Changes è che ci permette anche di andare a fare delle cose abbastanza particolari, come per esempio ignorare alcuni file che sono stati aggiunti, oppure cancellarli o addirittura confrontarli con una versione precedente che avevano. In ogni caso adesso siamo pronti per pushare, quindi tutto quello che dobbiamo fare è inserire un commit, quindi added test class file, una cosa di questo tipo, e dopodiché possiamo andare semplicemente a selezionare una di queste tre opzioni che sono commit all, che esegue solamente il commit, commit all and push che fa il commit e pusha, e poi commit all and sync che fa il commit, il pull. Per permetterci di scaricare gli aggiornamenti che nel frattempo sono stati fatti dai nostri colleghi o da chiunque altro abbia accesso al repository, e poi fa il push. Quindi adesso faccio commit all and push. Lui mi dice che sta pushando. Perfetto, successfully pushed. Se io adesso vado su GitLab e aggiorno questa pagina, mi ritroverò ovviamente con la mia testclass.cs e il commit che ho inserito. Se non siete ancora sicuri di come funzioni Git e del perché usarlo, date un'occhiata pure ai tutorial precedenti di questa playlist. Direi che per questo video è tutto, nei prossimi video vedremo le altre funzioni di Visual Studio che ci possono aiutare a semplificare il lavoro. Da Enrico De Favs è tutto, a presto!